Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo progetto realizzerò la scatola e l'album che ho realizzato per la laurea di mia figlia. Era da un po' che volevo farla, ma non riuscivo a trovare il tempo, finalmente l'ho trovato. Per farlo ho utilizzato il kit di carte digitali Hypnotic Flowers che trovate nel mio negozio online Creations Candida su Etsy. Nella descrizione del video, come al solito, oltre al link dei prodotti che uso, vi lascio il link del negozio e nello specifico di questo kit di carte che non ero ancora riuscita a presentare. Era da un po' nel negozio, ma non ero ancora riuscita a fare un lavoro per presentarvelo. Quindi vi farò vedere sia il kit di carte che questo progetto. Allora, praticamente ho realizzato la scatola e ve la farò vedere come realizzarla da zero, perché così potrete realizzare delle scatole ad hoc per i vostri album. Questa è la frontale e questa è la parte posteriore. Questo kit di carte è molto ricco perché ha tantissime carte, poi le vedrete, quindi le ho utilizzato, ho cercato di utilizzarne il più possibile per farvi vedere come le utilizzate. Questa, la chiusura della scatola l'ho fatta con una calamita, così rimane bloccata. E questo è l'interno con l'album che ho realizzato. L'album è molto semplice perché mia figlia voleva una cosa semplice, non voleva troppi ghirigori, troppe cose perché le piace così, e quindi le ho fatto questo album con un semplice anello, poi l'ho decorato in questo modo, ma all'interno vi farò poi vedere come ho fatto. E queste sono delle pagine semplicissime che ho realizzato utilizzando le carte, dove all'interno di ogni pagina ho creato delle tasche in cui lei metterà le foto che ha già stampato. Per le pagine ho cercato di utilizzare praticamente non tutte perché sono tantissime, ma tante carte di quelle che fanno parte del kit. Ogni pagina l'ho decorata con delle tag e con delle stelline o dei cuoricini in legno, ma questo lo vedrete poi nella realizzazione dell'album. Quindi questo è quanto. Rimettiamo tutto all'interno. Mia figlia non l'ha ancora visto, ma spero proprio che le piaccia. Chiudiamo il tutto e andiamo a vedere come realizzare questo progetto. Vi presento il pacchetto di carte che ho utilizzato per questo progetto. Si chiama Hypnotic Flowers e lo trovate nel mio negozio online Creations Candida. Nella descrizione del video vi lascio il link al set di carte. Questo è un set di carte un po' diverso da quelli che disegno di solito, ma l'ho proprio voluto fare perché, diciamo, sotto richiesta un po' di mia figlia, perché mi ha chiesto un set di carte un pochino più moderno, un po' meno vintage di quelli che di solito disegno, perché volevo appunto un album specifico per lei, e quindi ho disegnato questo kit, che però vi dirò, alla fine mi è piaciuto molto il risultato, anche cambiare un po' non mi è dispiaciuto, anche perché è sì un po' più moderno, però si possono fare anche delle cose, si possono veramente realizzare dei progetti di ogni tipo, dipende poi come uno lo riesce ad abbinare. Allora, il kit comprende 28 carte, quindi sono veramente tante. C'è un pacchetto con il colore beige, nero, rosso ed un pacchetto beige e nero. Praticamente sono 28 carte che trovate tutte nello stesso kit. Ve le faccio vedere velocemente una alla volta. Sono molto versatili come carte. Io le ho fatto già diversi lavori e le ho trovate molto molto carine. Questa qua a me piace particolarmente. Non sono le solite carte vintage, ma hanno dei disegni un po' diversi, quindi si possono fare delle cose, scusate, delle cose un pochino particolari, direi. Ma a voi la fantasia non manca. E poi queste sono le carte a fantasia, quelle che vi ho fatto vedere. Poi c'è tutto un set invece di carte in tinta unita, cioè non tinta unita, scusate, con uno sfondo più neutro, da abbinare per fare i vari. Questa, i quadratini non sono uguali, ma qua abbiamo dei quadratini, e invece questa è a pois. Questa riproduce il tessuto che a me piace tantissimo.
E qui abbiamo ancora righe e qua. Ora vi faccio velocemente vedere il kit invece nero e beige. Io ho voluto anche abbinare il kit rosso perché comunque il rosso con il beige trovo che ci stia benissimo e quindi ho voluto fare questi due tipi di tipologie di colori perché questo pacchetto si presta anche così da solo a fare delle cose molto molto fini, molto eleganti. Con l'aggiunta anche della carta rossa diventa un pochino più allegro a mia vista, dal mio punto di vista, però poi sapete che ognuno con i propri gusti può veramente fare delle cose diverse. Anche qui ci sono tutti i vari fogli per le basi, quindi qua questi sono i quadratini e le varie fantasie. Guardate questa che fine che è, sono particolari, poi realizzate, sono utilizzate, sono proprio belle. E qua abbiamo di nuovo il nostro tessuto. Ora, queste sono le carte di questo kit, sono 28 carte, quindi avete veramente tantissime carte da stampare, scelta per stampare quelle che meglio vi servono. E adesso andiamo a vedere come realizzare il progetto. Per l'album partiamo da una pagina che ho stampato, io ho scelto questa semplice con i quadratini e andiamo a tagliare un rettangolo delle dimensioni di 24x16 in questo modo qui. 24x16 aspettate che metto gli occhiali perché se no non vedo niente. Ok, così. Pieghiamo così perfettamente a metà. Le pagine sono veramente semplici da fare. Diciamo che ho sfruttato tutta la particolarità delle carte per farle tutte diverse e particolari, ma in realtà sono molto semplici. E cosa ho fatto? Sfruttando, sapete che io non voglio mai sprecare nulla. E la striscia che ho tagliato sono andata a creare dall'interno le due tasche per infilare le foto, se non che io ho tagliato prima tutte le altre pagine, adesso ne sto facendo una per farvi vedere e quindi cosa ho fatto? Ho praticamente poi sfruttato le carte diverse, cioè ho fatto le tasche con carte diverse, anziché utilizzare la carta che avevo ritagliato dallo stesso foglio, però in realtà è proprio la striscia che avevo precedentemente tagliato. Adesso vediamo se, ma no, questa la posso anche fare uguale, così non tanto non cambia niente. Questa striscia però non l'ho incollata direttamente in questo modo perché sarebbe rimasta troppo precisa, rischiavo di far uscire i bordi. Quindi cosa ho fatto? Ho tagliato. Questa era 24, quindi due pezzi da 12, però li ho fatti leggermente più piccolini. Ho tolto un paio di decimi dal 12, in modo da, vi faccio vedere adesso, praticamente avere la mia tasca che rimane perfettamente all'interno e non dà fastidio quando vado a chiudere. Vado a chiudere la pagina, questo è molto importante perché se la lasciate chiusa in mezzo create degli spessori, è sempre meglio tagliarla e poi andarla ad incollare in questo modo. Anzi, facciamolo subito. Vado ad incollare così le due tasche, in questo modo qui. Metto un filo di colla con questo mio contenitore che mi fa giusto il filino. Nel link dei prodotti trovate un kit dove ci sono vari tubetti e varie punte per poter utilizzare i tubettini con la colla. Io a volte li utilizzo anche, l'avete già visto in certi miei video, con degli acrilici per poter poi disegnare, per poter mettere delle punte di colore in certi particolari sono veramente comodi. Ma soprattutto per la colla, perché comunque vi permettono di applicare anche i dettagli più piccolini senza nessun problema. Quindi
vado ad incollare in questo modo, così, e ho creato le mie due tasche che, avendo ritagliato leggermente più piccole, vedete, non danno nessun problema quando vado a chiudere la mia pagina. La schiaccio bene, che non l'avevo schiacciata abbastanza bene. Ok, perfetto, così, in questo modo qui. Ora, un attimo che chiudo la colla, perché sennò mi si secca. Ok, adesso sul frontale delle pagine, per farle tutte uguali, cosa faccio? Allora, vado ad utilizzare uno dei miei rotoli. Anche questo lo trovate nel link dei prodotti sotto la descrizione del video. Vado ad utilizzare questo pizzo che ho usato già diverse volte, l'avete visto e stravisto, ma mi trovo bene e quindi è anche molto veloce da utilizzare e quindi continuo ad usarlo perché ha l'adesivo posteriore già inserito e quindi sulla carta incolla benissimo ed è velocissimo. Quindi per decorare delle pagine o qualsiasi cosa vi possa venire in mente si fa veramente in fretta. E andiamo ad incollare. Tra l'altro questo adesivo ve l'ho già detto, ma è molto tenace, quindi incolla benissimo, non lo staccate più. Ok. Ora cosa ho fatto? Da uno dei fogli di carta, che ce ne sono veramente tanti con tante fantasie, sono andata a ritagliare vari particolari per fare le tasche, che ho fatto tutte diverse. Quindi ho creato un'altra tasca da mettere sul frontale della pagina. Così eventualmente si può utilizzare per inserire un'ulteriore foto o pensavo anche, visto che questo è l'album per la laurea di mia figlia, lei ha sempre tanti bigliettini, tante cose, le piace scrivere, quindi può utilizzarlo per magari inserire qualche foglietto con le specifiche di quello che si troverà poi all'interno, delle foto che si troveranno poi all'interno della pagina. E quindi ho voluto creare anche questo spazio in questo punto. E poi chiudiamo sempre la colla, questa operazione fatela sempre perché così evitate che si secchi, perché dal momento che i beccucci sono molto sottili rischiate che la colla si secchi subito. Quindi fatto ciò, ho ancora semplicemente creato queste due tag che ho sempre fatto, se ho fatto delle tag di diverse dimensioni con i vari pezzettini di carta che mi sono avanzati dalla pagina, quindi la pagina l'ho sfruttata veramente tutta. E adesso vado a bucarla con il punteruolo, faccio semplicemente questo lavoro qui. Buco dove mi sembra giusto, qui al centro, le metto un po' sfalsate, così si vede sempre la chiamo bene, così, e adesso vado ad inserire uno dei miei spillettini, questi, trovate anche questi nella descrizione dei prodotti che utilizzo soprattutto quando faccio anche junk, che sono carini, e lo prendo rosso. Qua ci sono vari colori, prendo il rosso visto che è quello che mi serve in questo momento e lo vado così a legare sul mio pizzo. Ok, dopodiché ho utilizzato stelline e cuoricini, queste sono in legno e ho leggermente solo sporcato con dell'acrilico bianco. Lo vado ad incollare sulla tag. Quindi questo lo incollo con questa colla. Ok, togliamo un po' il beccuccio. Questa colla che è più tenace per attaccare il legno va meglio. Quindi
Vado semplicemente ad attaccarla al centro in questo modo qua. Ok, vedete che la paginina semplice, semplice, moderna, perché mia figlia la voleva un po' meno vintage per il suo album di laurea, è terminata. Vado a fare ancora una cosa. Visto che legherò tutte le pagine con un anello, vado a bucare la mia pagina e per fare questo io ho già bucato le altre, quindi ho bucato la prima e poi mi sono fatta il segno appunto di come andavano bucate, le ho bucate tutte nello stesso modo, così. Ok. E nella prima pagina vado anche a inserire magari gli anellini. Così rimane più finita. L'ho inserita, vedete, anche nell'ultima pagina che ce l'ho qui. Ho messo l'anellino rosso e adesso lo vado anche ad inserire così nella prima pagina. Da tutte e due le parti, così rimane più finito. Quindi lo faccio con il mio attrezzino in questo modo qui. Una e due. Perfetto. Quindi fatemi chiudere qua perché altrimenti, come al solito, semino tutto. Ora io chiaramente ho già, come al solito, ho creato tutte le pagine perché altrimenti il video sarebbe infinito. Quindi ho tutte le mie pagine che ho già precedentemente bucato. Questa è, facciamo, la mia prima pagina. E ora voglio chiudere il tutto con semplicemente un anello. Così. In questo modo qui. Così le pagine sono semplici da aprire e rimane una cosa anche più particolare. Ora però voglio decorare il cerchiettino per non lasciarlo così che è un po' smorto. Quindi cosa faccio? Utilizzo Chiudo un attimo la colla sempre perché ok. E utilizzo dei nastrini, questi sono avanzi di nastri che ormai sicuramente voi come me recuperate da tutte le parti, quindi ormai sono il recupero nastri. Quando mi vengono a trovare anche i miei amici e mi portano i nastri che dicono: "Ah, ho tolto questi nastrini qui belli dai contenitori, li vuoi?" Sì. Allora, qui cosa ho fatto? Adesso vedrò come legarlo. Comunque, ho preso questi sono dei fiorellini di gesso, semplicemente, che ho creato con la stampino e il gesso, e ne ho incollati, vedete, due qui in mezzo a un nastrino. Mi piaceva l'idea, poi sono chiari e rimane un po' così un particolare, semplice, semplice da fare. E boh, in qualche modo li andrò adesso adesso vediamo come legarlo. E poi voglio ancora prendere del nastro, questo qui, uno di quei di tutti i rotoli che vi ho fatto vedere altre volte nei miei video, che trovate anche questi nei prodotti. Sì, magari questo sottile, ne vado a prendere ancora due pezzettini, così fanno un po' di volume. Ok, facciamo così, taglio ancora un pezzo. Va bene. Vado a legare il tutto sul mio anello. Vediamo un po'. Quindi facciamo così. Come se fosse una tag e andiamo
Ok, questo giro li ho presi tutti. Perfetto. E quindi questo è così. E ora volevo in qualche modo attaccare anche questo. Quindi vediamo un po' se riusciamo anche a usarlo per fare da fermo al tutto, perché così evitiamo che si sfili. Quindi se riuscissi a fare un nodino, adesso ci sto provando, non so, adesso sto vedendo anch'io con voi come farlo, magari così, vediamo un po' se tiene. Ok, perfetto, questa era la mia idea. Ecco, così vedete, mi ha fatto da fermo, mi ha bloccato anche gli altri fili. Così, e adesso o gli vado a mettere, magari gli metterò poi un punto di colla, così mi rimane perfettamente fermo. Ecco, guardate che carino, con la mia rosa e la mia decorazione. Ora, questo è l'album, possiamo vedere anche come realizzare la scatola. Per realizzare la scatola abbiamo bisogno di un po' di pezzi di cartoncino. Il cartoncino è quello che utilizzo io anche per fare le copertine degli album. Trovate anche questo nel link dei miei prodotti, nella descrizione del video. È un cartoncino dello spessore di 1,5 mm, è molto corposo e io mi trovo bene con questo. Però volendo potreste anche per esempio utilizzare del cartone di riciclo delle varie scatole come preferite. Allora, bisogna tagliare due pezzi per la parte esterna della scatola. Ho tagliato due pezzi delle dimensioni di 16x19 cm e un pezzo delle dimensioni di 5,5x19 cm. Mentre per quanto riguarda la struttura interna che conterrà il mio album, abbiamo bisogno di due pezzi da 15x5 cm e due pezzi da 18x5 cm. Allora, occupiamoci prima della parte interna. Allora, cosa vado a fare? Vado a foderare i miei pezzettini di cartoncino con della carta fantasia. Io ho scelto questa con i pois. Ho ritagliato dei pezzi di carta che ho tenuto 1 cm per parte, potete tenere 1 cm o 2 cm per parte, e adesso non devo fare nient'altro che andare a rivestire il mio pezzettino. Allora, in questo caso utilizzo del biadesivo, così faccio in fretta e non utilizzo la colla, tanta colla che trovo che poi con il cartoncino me lo fa un pochino deformare. Quindi utilizzo del biadesivo da 5 cm, quindi lo vado ad attaccare qui sul mio pezzo. In questo modo qui. Ora con il cutter vado a tagliarlo in questo modo qui. E lo faccio delicatamente perché non voglio tagliare il mio piano. Ok, perfetto. Ora vado ad incollare in questo modo. Così. Cerco di metterlo più dritto possibile, visto che c'è un disegno sulla carta, altrimenti poi rischio che rimanga storto in questo modo. Sì, forse non l'ho fatto proprio dritto, infatti. Adesso vediamo. Quindi incolliamo bene, poi con una forbice vado a tagliare gli angoli lasciando circa un paio di millimetri. Così dallo spigolo. Ok. Ed ora vado ad incollare i laterali. In questo caso, visto che è tutta carta, i laterali sono anche sottili, faccio che utilizzare direttamente la colla stick.
che va benissimo, quindi con il mio osso faccio prima bene la piega, poi guardate, piego così e vado ad incollare. Chiudiamo bene gli angolini in questo modo qui, vedete così, e facciamo lo stesso su tutti e quattro i lati. In questo modo io ho già rivestito gli altri particolari, quindi abbiamo detto due pezzi da 15 x 5 cm e due pezzi da 18 x 5 cm. Ora non mi resta nient'altro da fare che andarli ad incollare. Allora, per incollarli io utilizzo questa colla, la Flash Bond trasparente, che rimane bella tenace. Allora metto solo sotto un pezzo di carta così, giusto da non sporcare il mio piano. E cosa vado a fare? Vado a incollare i miei pezzi con la parte rivestita che rimarrà nell'interno, così è già finita, e la parte da rivestire verso l'esterno. Quindi mettiamo un filo di colla qui sul bordo. E andiamo ad incollare così. Idem dall'altra parte. Volevo poi fare farò un video dove vi farò vedere come fare delle scatole, perché ci sono varie tecniche, ne ho trovata una che mi piace molto. E è importante potersi creare le scatole, perché così, allora, intanto è più bello avere degli album appunto che hanno le scatole dedicate, no? Perché rimane proprio più bello da vedere. E poi così uno può fare gli album della dimensione che vuole, perché tanto si crea la scatola come preferisce ed è a posto. Quindi adesso andiamo ad incollare gli ultimi due particolari qua sul bordo, così. Ok. E questo sarà l'interno della mia scatola. Adesso, mentre lascio ad asciugare questo particolare, mi vado ad occupare del contorno esterno, della parte esterna della scatola. Per la parte esterna dell'album, come prima cosa vado ad incollare una calamita sulla parte superiore del coperchio, perché sarà quella che mi servirà per tenere chiusa la scatola. Quindi prendiamo una calamita, che dove ho messo sono qua, quindi ne prendiamo una e andiamo ad attaccarla al centro. Quindi vado a segnare qui al centro e andiamo ad incollare la calamita. Andiamo ad attaccarla qua. Ok,
Non vi dimenticate di incollarla prima della carta perché altrimenti, poi per carità, si può incollare anche dopo e chiuderla con un pezzettino di carta, con una decorazione per nasconderla, ma incollata subito, è meglio. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo, io ho già tagliato due pezzi di carta di 2 cm più larghi del bordo, andiamo a foderare tutte e due le copertine. Allora, cominciamo da questa, così nel frattempo la calamita si incolla e anche in questo caso, come prima, utilizzo il mio biadesivo. Allora, per assemblare la parte esterna della scatola, io ho tagliato un pezzo delle dimensioni di 18,5 x 22, 20, sì, 23, però diciamo che queste dimensioni sono indicative. Adesso vi faccio vedere a cosa serve così capite. Allora, questo sarà il pezzettino di carta che mi permetterà di unire tutte e tre le parti della scatola in questo modo. Andrò a centrare, quindi diciamo che la larghezza qua ho tenuto i soliti 2 cm per parte, quindi era 19 più 4 e quindi 23, però la larghezza diciamo che la potete decidere voi in base a quanta carta diversa volete sui laterali della scatola una volta chiusa, quindi è abbastanza relativo. Allora, cosa vado a fare però? Voglio fare una cosa, voglio decorare la parte laterale che rimane sul fondo della scatola in questo modo. Prendo, allora qua adesso mi serve un attimo il piano di taglio perché altrimenti rovino il mio tappetino. Utilizzo questo righello che è un righello che ha varie forme, dunque ve lo faccio vedere qua, così. Ecco, ha varie forme che potete utilizzare da tagliare direttamente con il cutter sulla carta. Vedete che qua ci sono le ondine,
C'è un, è molto bello per ritagliare i laterali degli album, è perfetto per dargli un pochino di movimento. Quindi io adesso utilizzerò la parte questa ondulata, quindi non vado a fare nient'altro che applicarla qui sul bordo della mia carta, in questo modo, e col cutter vado direttamente, guardate che semplice la cosa, vado a ritagliare così. Essendo di metallo, potete tranquillamente seguire. Così ho, vedete, sagomato in questo modo il finale della mia carta. Ora andiamo ad incollare. Quindi voglio incollarla in questo modo. Quindi piazziamo al centro. Intanto metto il biadesivo sul mio pezzo da 5, così vado ad incollarlo al centro come prima cosa. Quindi mettiamo al centro il biadesivo, così. Ok. Cutter. Questi sono di questi album, sono belli e sono anche veloci da fare. Anche la scatola, adesso magari se è la prima che fate, ma poi se ci prendete la mano, ne ho fatto un altro perché la migliore amica di mia figlia si è anche laureata e quindi anche a lei ho fatto praticamente la stessa scatola, e lo stesso album. Così amiche del cuore hanno lo stesso album. Allora io vado a centrare in questo modo qui. Ora io non ho fatto il segno, ma semplicemente perché avendo adesso voi non vedete, non si vede bene, ma avendo utilizzato una carta Pois casualmente, avevo proprio il segno, intravedevo il segno di dove andare ad incollare il pezzo, però in questo caso magari con un righello vi segnate dove andare ad incollare la parte centrale, così evitate che poi tutto il resto vi rimanga storto. Questo è un passaggio importante. Ora dobbiamo andare ad incollare lasciando mezzo centimetro così per parte i due pezzi. Allora cosa facciamo? Io ho deciso di, vediamo un po' se come dimensioni più o meno ci siamo, perché non so, è una cosa che sto guardando adesso, sto valutando adesso. Sì, allora facciamo così, ci sono poco più di 5 centimetri, quindi io vado a fare una cosa del genere, vado a mettere sul frontale il mio biadesivo. Così la prima parte non devo utilizzare la colla, ma utilizzo direttamente così il biadesivo, per cui vado a mettere il biadesivo qui, così, l'ho incollato storto, aiuto, ecco, questo è un errore che non bisogna fare, meno male che da questa parte lo recupero perché tanto devo andargli a incollare sopra delle cose, bisogna fare molta attenzione. Adesso per fare in fretta. Ok, quindi sia qui che in questa parte qui vado ad attaccare il mio biadesivo. Vediamo se, eccoci, qui sono riuscita a non fare un disastro. Ok, perfetto. Invece sulla parte finale del qui del mio
della mia carta posso andare a mettere di nuovo la colla stick. Ora facciamo così, prendiamo un foglio, lo mettiamo sotto così. Così non sporco il piano e vado a mettere un po' di colla, così attacchiamo bene poi anche i laterali, ok? Non tanta, perché comunque i 5 centimetri già mi vanno a prendere tutto il mio, quindi giusto così nella parte finale, in questo modo qua, ok? Ora, fatto ciò, vado a staccare il biadesivo dalle due parti in questo modo. Se avessi preso un cutter l'avrei fatto molto più in fretta, ok? E vado ad incollare tenendo, diciamo, un mezzo centimetro io tengo di solito dal bordo, quindi in questo modo qua. Io adesso lo sto facendo ad occhio, vado ad incollare il mio laterale, idem dall'altro lato. Togliamo il biadesivo così, anche qua teniamo mezzo centimetro, che è quello che mi serve per la piegatura, e vado ad incollare in questo modo. Facciamo anche un attimo una passata qui sul, così schiacciamo bene, e ora andiamo ad incollare la parte superiore in questo modo qua. Da tutte e due le parti. Ok, ora vado a segnare delicatamente qui, intanto così proviamo a chiudere, vedete? E così abbiamo, vi faccio vedere la parte sul posteriore, guardate che carina, della scatola, che anche se rimane sotto mi faceva comunque piacere averla carina. E questa è la parte del frontale che poi andrò a decorare con qui la mia calamita. Questa è la parte interna che andremo ad incollare per inserire il nostro album in questo modo, ma prima di fare ciò dobbiamo fare ancora un'operazione, e cioè andare a inserire la striscia che mi permetterà di fare la chiusura della mia scatola. Quindi come facciamo? Allora, io prendo questo pezzo di carta, utilizzo questo perché voglio decorare poi il frontale con questa carta, quindi riprendo il particolare semplice dei quadratini rossi, per cui vado a tagliare una striscia, facciamolo subito perché non l'ho ancora fatto, vado a tagliare una striscia di, allora vediamo un po', cominciamo a tagliarla da 11 centimetri. E questa qui sono 6, la tagliamo da 3, così la facciamo doppia, ok? Facciamo in questo modo, ok? Quindi abbiamo questa striscia che ci servirà per chiudere la nostra scatola. Ora cosa faccio? Vado a incollare al centro qui della mia striscia una calamita. Quindi prendiamo una calamita,
incolliamola dalla parte giusta, vabbè che oddio, poi tanto possiamo ancora ruotarlo, non importa. Quindi andiamo ad incollare al centro la mia calamita, diciamo qui. Per cui facciamo in questo modo. No, dicevo, bisogna fare attenzione poi a montare la striscia dalla parte giusta, perché altrimenti la calamita invece di chiudere me la respinge e non va bene. Ok, quindi incolliamo qui la calamita al centro. Perfetto. E adesso andiamo a incollare sopra l'altro pezzettino di carta. Utilizzo la mia colla stick, che carta su carta è perfetta. Così. Vado ad incollare in questo modo. Quindi questo sarà, vedete? Chiaramente dobbiamo incollarla dalla parte giusta, cioè dobbiamo andare poi a incollarla nella parte giusta. Visto che è rimasto un filino di bianco, lo taglio così rimane perfetto. Vado a togliere questa strisciolina che non mi piace, così. Ok, ci siamo. E ora vado ancora a decorare con la mia fustella i due angolini, così rimane decisamente più carina in questo modo qua. Ok. Vedete che il risultato è decisamente più bello con la fustellina. Quindi dobbiamo andare ad incollare sul bordo così la nostra fibbiettina. Allora, cosa faccio? Presento un attimino la mia scatola, così ho il riferimento dell'altezza, e vado a segnare così dove incollare. Direi che gli lascio un minimo di gioco, quindi in questo punto direi che è perfetta. Faccio in questo modo, metto la colla così per fare un lavoro proprio ben fatto, così chiudo con la calamita e vado così la centriamo, la centratura viene anche perfetta, perché sennò rischiamo di non fare la centratura perfetta, e vado ad incollare in questo modo. Ok, ora apriamo e incolliamo bene. Queste sono operazioni semplicissime, ma solo un pochino delicate, bisogna fare un po' attenzione. Vedete che così, ok, abbiamo la nostra chiusura giusta. Soprattutto quando si utilizzano le calamite, mi raccomando, dovete fare un po' attenzione, perché rischiate di sbagliare i lati e poi dovete rifare tutto. Quindi mi raccomando, un po' di attenzione quando si fanno questi lavori. Adesso andiamo a ricoprire l'interno della scatola con la carta della fantasia che preferiamo. Allora, ho tagliato questi due pezzettini che ho deciso di inserire qui nell'interno e adesso li vado ad incollare.
questo punto abbiamo rivestito completamente l'interno e l'esterno della parte esterna della scatola, vedete così, questo è il suo gancio per chiuderlo, dobbiamo andare ad inserire il nostro contenitore per l'album. Ma prima di fare ciò andiamo semplicemente a ricoprire l'esterno con della carta, che mi servirà sia per chiudere la parte che è ancora rimasta scoperta, che darmi un rinforzo ai laterali, perché adesso taglieremo la carta un po' più lunga, vi farò vedere, per ricoprire il tutto. Quindi qui abbiamo la dimensione di 18,5, io andrò a tagliare un foglio da 21 in modo da avere i laterali per chiudere. Invece più piccolino facciamo 4,5, quindi delle strisce, due strisce da 21 per 4,5. Tagliamo le nostre strisce. Vediamo un po', utilizzo le strisce che mi sono avanzate, tanto le carte sono tutte completamente abbinabili, quindi questa è già perfetto, 21 per 4,5, così. Quindi abbiamo una striscia e vediamo questa. Sì, già 21 per 4,5. E poi andrò a tagliare due strisce più corte a questo punto. Mamma mia, ho già perso il righello. Oh, ok. Due pezzettini da tipo 14,5, sempre per 4,5. Ok. Quindi tagliate le nostre striscette e andiamo ad incollare. Allora, partiamo da una parte più larga, che è questa. Quindi andiamo a mettere la nostra colla. Così. Mettiamo bene la colla qua sul bordo. E andiamo ad incollare la nostra striscia. Premiamo bene. Così. Ok. E ora andiamo a chiuderla bene qui sul laterale. Ok, vedete, in questo modo abbiamo fatto anche, abbiamo ripreso bene l'angolo. E idem da questa parte. Quindi mettiamo la nostra colla e andiamo a chiudere bene così. In questo modo. Idem da quest'altra parte. La nostra striscia, andiamo a schiacciarla bene così. Ok, e ora andiamo a chiudere i laterali così. Da un lato e dall'altro. Fatta questa operazione, dobbiamo semplicemente
rifinire gli ultimi due laterali. Quindi mettiamo la nostra colla così. Ed inseriamo i nostri pezzettini. Schiacciamo bene. E facciamo la stessa operazione dall'altra parte, sempre che trovi la striscettina. Sì, l'ho trovata. Ok. Quindi colla. Concludiamo con la nostra carta decorata così. Schiacciamo bene. E questa è la nostra struttura completata. Ora non ci resta nient'altro da fare che andare ad incollarla sulla nostra scatola. Per cui mettiamo la colla sui bordi. Io utilizzo, posso usare anche l'altra, comunque non c'è problema, posso usare sia questa che questa, ma non metto questa perché è trasparente, preferisco mettere questa perché è trasparente. Quindi mettiamo la colla sui bordi. Così. E andiamo a, io l'ho fatta quasi precisa, nel senso che ho lasciato appena appena un po' di spazio intorno. Allora, proviamo a chiudere, così la schiacciamo anche un po'. Ok. Controlliamo che sia centrata. Ma direi che così va bene. E adesso la chiudiamo poi dopo così. Ok. Adesso dobbiamo solo attendere un attimo che faccia presa, ma immediatamente sarà pronta. Così. E così avete visto che avete la scatola della dimensione che più vi aggrada per il vostro album. Chiudiamo in questo modo con la nostra calamita, così, lasciata un po' morbida, così tiene bene. Ora possiamo occuparci della decorazione del frontale della scatola. Allora, per decorare la copertina ho deciso di utilizzare questo foglio che a me piace tantissimo. Allora, ho messo del biadesivo nella parte posteriore, così prima di tagliare il particolare, così mi rimane il biadesivo bene sul bordo, e adesso vado a ritagliare la mia forma su tutto il bordo esterno, così. Ok. E questa la voglio andare ad incollare in questo modo qua. Vedete che avevo messo la carta righe perché mi piaceva l'abbinamento delle righe con i quadratini che ci sono poi all'interno dei fiori. Quindi adesso andiamo ad incollare. Ok, adesso ho, per fare il cappellino di laurea, ho semplicemente ritagliato un quadrato da questa specie di un tessuto che avevo un po' glitterato, ma niente di che. E adesso vado a fare questo lavoro qua. Vado a piegarlo così a rombo, in modo da
in modo da dargli l'effetto, vedete, un po' così del cappellino. E adesso con degli avanzi di filo da ricamo, che insomma quando ricamavo appunto croce ne ho veramente tanto, andiamo a fare il pennacchietto, che non so come definirlo, forse non è il termine giusto, per decorare il cappellino di laurea. Allora, facciamo in questo modo. Allora, questo non è una stoletta intera, ma non importa, anzi forse è meglio così, così rimane un po' più sottile. Va bene, allora intanto mi taglio un pezzettino di filo, anzi lo faccio un po' più lungo perché devo capire un po' bene quanto me ne serve, non lo so. Allora mi tengo un pezzettino di filo così. Bene, poi vado a dividere a metà. Spoletta intera, faccio così. Poi qui vado, abbiamo perfettamente già il centro segnato. Prendo un pezzo di filo così e vado a fare un nodino in modo da chiudermi qui il centro, e servirà anche poi per questo serve poi eventualmente per come gancio, se volete utilizzarlo per appenderlo, per fare quello che volete. Comunque io in questo caso vado semplicemente a fare il mio nodo così. Ok, così i fili rimangono fermi così. E poi con il filo che mi è rimasto, questo vado a farmi la mia chiusura. Questo proprio sicuramente ci sono anche dei modi più professionali per fare un lavoro di questo tipo, ma a me quello che serve adesso è per quello che serve a me adesso è più che sufficiente. Quindi adesso vado anche a fare un nodino, così lo chiudo. Vedete, ho fatto il nodo. E questo qui lo taglio tutto della stessa misura, così. Ok. Vedete che per quello che è il mio, vi ho fatto vedere un metodo semplice semplice per fare una cosina. Se la spoletta è proprio intera viene più bello perché viene più corposo, ma vi ripeto, in questo momento a me è più che sufficiente questo. Ora vediamo di andarlo a fermare sul mio cappellino da laurea. Allora, ho preso un fermacampioni che avevo bianco, ma nessun problema perché con il pennarello indelebile lo coloro e lo faccio diventare nero perché mi serve nero. Ok, così abbiamo risolto il problema. Perfetto. Ora andiamo a bucare al centro del mio cappellino. Quindi prendiamo il punteruolo e ho il mio centro di riferimento e vado a fare il mio foro. Perfetto, inseriamo il mio fermacampioni in questo modo. E ora vado Vado a legare, facciamo così, ma lego direttamente il fiocchettino, faccio un nodino, ok, così lo fermo e lui è bloccato. Così taglio i fili in eccesso.
così vedete che il mio cappellino è pronto. Allora, voglio usare questa cornice che ho fatto con il gesso bianca perché così mi piace l'idea di metterla. Ho ritagliato un pezzettino di carta con la scritta Class 2020 perché è l'anno di laurea di mia figlia e la vado ad incollare qua. Dietro la mia cornice. Quindi bene la mia scritta, che direi già che così è perfetta. Ok, la scritta dottoressa Simona, e ho ritagliato anche un pezzo di carta decorata leggermente più grande. Adesso con la mia fustella vado a ridefinire i bordi. No, uso questa ha una doppia, ha due tipi di fustella. In questo caso voglio usare questa, che è quella che ho usato anche all'interno dell'album. Così facciamo i quattro bordini e facciamo i quattro bordini su questo tutto. Vedrete che con questa fustella devo dire che diventa subito tutto più carino. Ecco, vedete un po' l'effetto, che è subito anche più bello. Quindi vado ad incollare. Dunque, prendiamo questa colla qui, così posso. Ok, mettiamo un po' di colla sul bordo. Così. E vado ad incollare e a centrare la mia etichetta in questo modo qui. Ok, così riesco a riposizionarla e la centro. Ora la mia cornice la metterei tipo qui, così. Vediamo se mi piace così. Sì, quindi andiamo ad incollare la cornice. In questo modo. La mettiamo qui. Ho messo uno spessore con dei cartoncini sotto il mio cappellino in modo da poterlo sollevare un po', e adesso lo vado ad incollare qui così perché mi piace che rimanga leggermente accavallato alla cornice. Ok, e adesso non mi resta che andare ad incollare la mia scritta. Così. Mia figlia non ha ancora visto l'album, ma speriamo che le piaccia. Ok. Dopodiché, visto che appunto mi aveva chiesto una cosa semplice, direi che questa decorazione per la copertina è più che sufficiente. Potrei ancora aggiungere la pergamena. Sì, quasi quasi faccio una pergamena, arrotolo del foglio bianco e faccio una pergamenina, così rimane un pochino più carina. Ho tagliato una striscia di carta di recupero bianca, adesso la giro così intorno ad un pennello. Ok,
arrotolo, faccio tutta così, ok, così. Adesso continuo ad arrotolarla. Perfetto, eccoci qua. E adesso la vado ad incollare così e andiamo a chiudere. Così la blocchiamo in questo modo qui. Ora un fiocchetto, facciamo un nastrino con un fiocchetto rosso per chiuderla e il gioco è fatto. Il rosso. E andiamo ad annodare. Ok, a questo punto direi che è proprio terminato. Ve lo faccio vedere da vicino. Quindi inseriamo all'interno il nostro album. Adesso cerco solo di non far danno perché qua si sta ancora asciugando, quindi inseriamo l'album così. Ok, anche il progetto di oggi è finito. Era da un po' che volevo fare questo album perché mia figlia ormai si è laureata già da più di un mesetto, direi. E però non ero proprio riuscita, almeno durante queste vacanze mi sono un attimino, visto che sto facendo queste vacanze nel periodo natalizio, sono riuscita a portarlo a termine. Spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto, spero che l'idea della scatola la prendiate come spunto anche per fare i vostri lavori e soprattutto spero che vi sia piaciuto questo kit di carte che ho disegnato e che avevo già messo da un po' nel negozio. Ma non ero ancora riuscita a presentarla, come questo, come altri pacchetti. Adesso cercherò di fare dei lavori con i pacchetti nuovi, così vi farò vedere come ho deciso di utilizzarli. Come dico sempre, se avrete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti. Vi auguro ancora buone feste, visto che non sono ancora finite. E ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!